oggi andiamo a realizzare insieme il cardigan bouclé come questo che vedete qui davanti. È una lavorazione molto semplice, ho utilizzato il metodo top down classico, cioè iniziare con la lavorazione dalla parte di sopra all'ingiù. Per cui vi servirà ovviamente il campione con il filato con cui volete realizzare il tutto. Io vi spiegherò comunque come procedere con questo filato con cui ho lavorato io, perché è un filato speciale, per cui vi darò un po' di dritte e indicazioni nel caso in cui volete utilizzarlo e ottenere lo stesso effetto soffice e caldo come il mio cardigan. La lavorazione, per come vi dicevo, è molto semplice, si lavorerà soltanto a maglia rasata ma anche a maglia legaccio come rifiniture nella parte del davanti e scollo, ma anche come base, come bordino delle maniche e anche del corpetto. Ovviamente, essendo un filato, per come vi dicevo, speciale, è inutile utilizzare dei punti a fantasia perché non si vedrebbe assolutamente nulla, per cui è consigliabile utilizzare dei punti semplici come maglia rasata, maglia legaccio e più o meno questo. Poi ovviamente durante il tutorial, o meglio dire all'inizio, vi spiegherò un po' come fare i calcoli matematici, come prendere le misure in base alla taglia che volete realizzare, così riuscirete a farlo tranquillamente. Poi un altro accorgimento: durante il tutorial faremo anche dei ferri accorciati per la rifinitura dello scollo, per come si può notare qui c'è più ampiezza nella parte di sopra perché ho lavorato con dei ferri accorciati per avere ovviamente più volume. Invece man mano che si va avanti, diciamo verso la base del corpetto, il tutto è molto molto più stretto. Poi per chi desidera può realizzare anche una cintura tipo come questa, utilizzando ovviamente lo stesso filato, però ovviamente se si fa la cintura bisogna poi realizzare dei gancetti, basteranno due che andranno messi all'altezza desiderata sotto il braccio, più o meno sulla stessa linea del sottobraccio, uno qui e uno nell'altra parte, giusto per avere per tenere fermo, diciamo, la nostra cintura. Per come si vede l'ho fatta con le punte, molto molto semplice, vi parlerò alla fine del video anche come fare questa. Allora, per la realizzazione del cardigan ho utilizzato il filato bouclé come questo qui, che vi ho già fatto vedere nell'ultimo video presentazione dei filati Polo Nord, ed è molto molto soffice, per come vi dicevo è un 90% alpaca, baby alpaca, e 10% poliamide. Si lavora con dei ferri da 4,5-5 e un gomitolo come questo da 50 grammi a 110 metri. Ovviamente la lavorazione anch'io l'ho fatta con dei ferri da 4,5 mm, però tutto dipende ovviamente dalla tensione del vostro filo, per cui come al solito vi consiglio di fare un piccolo campione, specialmente quando si parla di filati speciali come questo per esempio. Fate dei piccoli campioni utilizzando diverse misure di ferri e vedete come viene il lavoro, utilizzando ovviamente il punto, in questo caso la maglia rasata, con cui andrete a lavorare il tutto. Detto questo, andiamo a parlare un po' del campione. Allora, visto che bisogna fare il campione per poter capire quante maglie c'è da avviare in base alla taglia che voi andate a realizzare, e come vi dico sempre, il campione deve essere abbastanza grande affinché possiamo contare quante maglie entrano in 10 cm, che è quello che a noi interessa. Ma in questo caso, per questo filato bouclé, quando si fa la lavorazione a maglia rasata, come facciamo di solito, si può dire, le maglie non si vedono così bene come per questo campione che vedete qui, per cui sarebbe impossibile andare a contare le maglie così tranquillamente mettendo gli spilli all'inizio e alla fine dei 10 cm. Per cui in questa situazione vi faccio vedere direttamente nel cardigan. Allora, ok, qua sarebbe la maglia rasata. Diciamo che si fa molta molta fatica a capire dove sono le maglie, per cui voi andate ad iniziare a lavorare per un paio di centimetri così, e poi non dovete sfilare le maglie dal, anche se dovrebbe essere lavato e messo ad asciugare, in quel caso infilate le maglie che avete sul ferro su un filo di un colore contrastante, chiudetele bene affinché non si perdano, e poi lo andate a lavare e ovviamente mettetelo ad asciugare per bene, steso per bene. Però praticamente queste maglie devono rimanere sul ferro, perché stavolta dovete andare a contare le maglie che avete sul ferro,
Per cui proprio alla base, diciamo che qua sarebbe il ferro, vi faccio vedere più o meno per darvi l'idea, perché se no forse non. Ok, metto il ferro così, ok, diciamo che queste sono le maglie che ho sul ferro, per cui all'inizio dei 10 centimetri aggiungo uno spillo proprio dove c'è il ferro e alla fine dei 10 centimetri aggiungo il secondo, per cui piano piano con il tutto disteso per bene sul tavolo vado a contare le maglie che ho sul ferro in questi 10 centimetri, ok? Tutto qui. Una volta saputo, diciamo, il numero che ci, di maglie che entrano in 10 centimetri, possiamo andare a fare il calcolo matematico e vi dico ovviamente la misura che dovete andare a prendere. Allora, praticamente nel campione realizzato con il filato bouclé e con dei ferri da 4,5 mm, calcolando, o meglio dire contando, in 10 centimetri avevo 16 maglie. Poi adesso che so il numero di maglie che entrano in 10 centimetri, prima di andare a fare il calcolo matematico, bisogna andare a prendere la misura alla base del nostro collo, più o meno come si vede nel disegno. Tutto intorno va presa questa misura. E praticamente nel mio caso avevo 40 centimetri. Credo che per un adulto questa sia una misura più o meno standard, per cui potete avere un centimetro in più o in meno, però diciamo che come misura siete molto molto vicini a quella che ho io. Per cui, ma ovviamente, siccome parliamo di un cardigan che è aperto e qui nella parte del davanti non c'è nulla, ok? Per cui questi centimetri sarebbero da tirar via, ovviamente, perché noi lavoriamo soltanto nella parte di dietro all'inizio e man mano che facciamo gli aumenti si formerà anche la parte del davanti. Per cui a questi 40 centimetri dobbiamo andare a sottrarre circa un 25%. Un 25% per capire quanti centimetri abbiamo giusto per iniziare la nostra lavorazione senza questa parte del davanti. Però si potrebbe prendere la misura direttamente solo nella parte di dietro se volete, eh? Esattamente come vi ho spiegato per il cardigan e per la maglia con il metodo contiguos, per cui si potrebbe anche prendere soltanto da qui dalle spalle e misurare soltanto la parte di dietro, per cui senza sottrarre nulla a questi centimetri, potete prendere tranquillamente la misura nella parte di dietro da una spalla all'altra e vi fermate lì. E con quei centimetri che voi andate a prendere, fate il calcolo matematico che vi faccio vedere subito dopo. Però io intanto vi faccio vedere questo metodo che è molto semplice, per cui non è niente di che. Per cui vi ripeto, prendete la misura tutto intorno alla base del collo, per cui in questo caso sono 40 centimetri, però il calcolo matematico non lo devo fare sui 40 centimetri perché non abbiamo la parte del davanti in base al modello del nostro cardigan, per cui vado a sottrarre, andiamo con la calcolatrice, vi faccio vedere adesso, andiamo a sottrarre a questi 40 centimetri, a sottrarre meno 25%, ok? 25%. Per cui adesso abbiamo 30 centimetri. Questo qua lo posso sbarrare e diventano 30 centimetri. Per cui io adesso il calcolo matematico lo andrò a fare su questi 30 centimetri. Ok, come spiegato in diversi tutorial, il calcolo si fa in questo modo: prendiamo il numero di centimetri che abbiamo preso precedentemente, in questo caso sono 30 centimetri, lo andiamo a moltiplicare con il numero di maglie che entrano in 10 centimetri. Ok, adesso vediamo quanto è. 30 per 16 sono 480 e questi 480 li andiamo a dividere con 10 centimetri, 10 centimetri del nostro campione e diventeranno 48. Per cui noi dobbiamo andare ad avviare 48 maglie. E adesso praticamente, una volta saputo il numero che dobbiamo andare ad avviare, bisogna capire la costruzione del cardigan, che è molto molto semplice, non è niente di che. Per cui faccio un semicerchio più o meno così e ci serviranno anche quattro marker per delimitare le maniche dal resto del nostro lavoro. Noi faremo degli aumenti sia all'interno dei marker, ma anche fuori in questo caso perché facciamo un top down classico. Per cui qua sono, diciamo, qua è il totale di 48 maglie. Però per capire la suddivisione delle maniche, io faccio questo calcolo, vado a dividere diciamo i 48 le 48 maglie
vado a dividere con 4. Faccio la divisione con il 4 e non con il 3, come diciamo che si può fare anche con il 3, però a mio avviso ho troppe maglie per diciamo all'inizio per lo sviluppo delle maniche. Io preferisco avere meno maglie. Per cui in questa situazione lo vado a dividere con il 4, il numero totale di maglie. Per cui per le maniche avrò 12 maglie da ambedue i lati, poi il restante sarà per la parte di dietro. Per cui vado a mettere un marker qui all'inizio, un altro qui e un altro qui. Per cui sarebbero 12 maglie qui. Ok, 12 maglie qui. Però, siccome a me mi serve una maglia all'inizio e alla fine del mio lavoro, per la parte del davanti, da questi 12 maglie vado a sottrarre una maglia e la vado a posizionare qui. Ok? Per cui qua diventano 11 maglie. 11, perché una la metto qui e un'altra qui. Ok? Per cui qua sarebbe il totale di 12. Il restante di maglie sarà per la parte di dietro, che in questo caso sarà 24 maglie. Ok? Per cui 12 più 12 sono 24, più 24 sono 48. Questo è tutto. Questo è lo schema del nostro cardigan. E praticamente gli aumenti si faranno, per come vi dicevo, sia all'interno dei marker che nella parte esterna. A ferri alterni, mi raccomando, soltanto sul dritto. Per cui qua nella parte del davanti all'inizio, ok, non si fanno aumenti qua dove non c'è marker all'inizio, per cui qui andrà il tutto dritto. L'aumento si farà, per come vi dicevo, prima del marker e subito dopo, ok, da ambedue i lati del marker. Così si sviluppa il nostro cardigan. Però adesso passiamo alla parte pratica, iniziamo la lavorazione, ad avviare le nostre maglie e vediamo come procedere. Allora, per la dimostrazione utilizzerò un filato diverso perché sennò con il bucle non si riuscirebbe a vedere nulla. Preparatevi 4 marker che andranno posizionati dal secondo ferro in poi. Ma per prima andiamo ad avviare le maglie per capire la codina che bisogna lasciare. Io lascio una piccola codina, dopodiché giro il filo intorno al ferro, il numero di maglie che dovrei andare ad avviare in questo caso sono 48, per cui giro il filo intorno 48 volte. Una volta arrivata al numero necessario, vado a sfilare il tutto e da quel punto in poi inizio ad avviare le maglie. Ok, dopo aver avviato le maglie, il primo ferro lo andiamo a lavorare a rovescio. Ovviamente, quando lavorate questo primo ferro a rovescio, potete anche aggiungere i marker come spiegato nel piccolo grafico che vedete qui, ma se no potete anche farlo in seguito. Io lo andrò a fare in seguito per non avere tutti i marker qui, per cui lavoro intanto questo ferro a rovescio. Ok, dopo aver lavorato il primo ferro a rovescio, io vado ad aggiungere i marker esattamente come spiegato nel grafico, per cui sposto le maglie sul cavo perché è più facile. Ovviamente bisogna avere, se lo andate a fare adesso, bisogna avere dei marker che si possono inserire e aprire in questo modo. Per cui ricordatevi, dopo una maglia abbiamo subito un marker. Ok? Vedete la prima maglia, vado ad aggiungere il marker, dopodiché conto il numero di maglie che ho per la manica, nel mio caso erano 11, per cui vado a contare le maglie e aggiungo il secondo marker. Io per il campione ne ho meno, ne ho una in meno, 2, 4, 6, 8 e 10. Voi ovviamente forse avete un numero diverso, per cui fatto questo, vado a contare le 24 maglie per arrivare alla prossima manica e poi aggiungo il marker, ok? Per cui andate a contare le maglie e poi aggiungete l'altro marker. Dopo aver aggiunto anche il terzo marker, andiamo a posizionare l'ultimo, per cui andate a contare il numero di maglie che avete per le maniche e poi alla fine rimanete con una maglia.
Ok? Sarà un lavoro più o meno così. Perfetto, adesso ci troviamo sul dritto del nostro lavoro, per come vi dicevo durante le spiegazioni del nostro cardigan, dobbiamo fare gli aumenti a giri, a ferri alterni, che sarebbe sul dritto del nostro lavoro, per cui non vi potete confondere. Siccome qui all'inizio abbiamo soltanto una maglia, stavolta all'inizio e alla fine bisogna fare l'aumento, ma soltanto in questo ferro, perché dai prossimi in poi non ci sarà più bisogno. Perché avremo man mano più maglie qui, per cui l'aumento si fa sempre prima nella maglia prima del marker e subito dopo. Per cui faccio l'aumento come al solito, lavoro una maglia dritto normale, una maglia dritto ritorto, però voi potete anche fare il gettato, quello che preferite. Sposto il marker e subito dopo faccio l'aumento. Mi raccomando, è necessario fare l'aumento da ambedue i lati del nostro marker per sviluppare il classico top down, dopodiché lavoro il resto delle maglie a dritto fino a rimanere con una maglia prima del prossimo marker. Ok, vedete? E faccio lo stesso aumento, lavoro una maglia a dritto normale, una maglia a dritto ritorto. Passo il marker e ripeto lo stesso subito dopo. Perfetto, dopodiché lavoro il resto delle maglie che appartengono alla parte di dietro del mio cardigan, aderito fino al prossimo marker. Ed eccomi, sono rimasta con una maglia prima del marker, per cui faccio lo stesso aumento, passo il marker e subito dopo faccio l'altro aumento. Ovviamente ci sono diversi metodi di fare l'aumento, voi scegliete quello che preferite. Poi lavoro le maglie a diritto fino ad arrivare all'ultimo marker. Rimango con una maglia, faccio l'aumento in questa maglia, poi passo il marker e anche nell'ultima maglia per questo ferro faccio lo stesso aumento. Perfetto, dopodiché nel prossimo ferro, che sarebbe il rovescio del mio lavoro, non devo fare altro che lavorare tutte le maglie a rovescio. Ovviamente, quando lavoriamo questo ferro a rovescio, dobbiamo passare anche i marker. Ok, finisco di lavorare questo ferro, noi ci vediamo nel prossimo. Perfetto, da ora in poi, per come vi dicevo, la prima, o meglio dire, nella prima e l'ultima maglia non si devono fare aumenti, mi raccomando, perché il nostro cardigan nella parte del davanti deve venire dritto, non a V, perché se noi facciamo l'aumento nella prima e l'ultima maglia, in quel momento creeremo uno scollo a V, per cui noi non vogliamo questo, per questo ovviamente per questo modello. Però adesso lavoro normalmente la prima maglia a diritto, o se no potete anche passarla senza lavorarla la prima. Nel caso in cui dipende ovviamente con che filato lavorate, con il bucle sinceramente non si vedrà nulla se la lavorate o non la lavorate, ma se lavorate con un filato diverso, per facilitare, diciamo, quando andate a prendere le maglie tutto intorno, in quel momento potete passare la prima maglia senza lavorarla. Dopodiché, nella prossima, vedete che prima del marker facciamo l'aumento, visto che ci troviamo sul dritto del nostro lavoro, come vi ho fatto vedere precedentemente. Passo il marker e subito dopo rifacciamo l'aumento. Io vi faccio vedere ovviamente anche in questo ferro come procedere e poi dopo questo riuscirete tranquillamente ad andare avanti da soli, perché è molto molto facile, visto che è soltanto una lavorazione a maglia rasata. Ok, adesso ho una maglia prima del marker, faccio di nuovo l'aumento sia prima che dopo. Ok, e poi lavoro tutto il resto delle maglie a diritto fino ad arrivare al prossimo marker. Ed eccomi, sono pronta a fare l'altro aumento. Passo il marker e subito dopo facciamo di nuovo l'aumento. Poi lavoro il resto delle maglie a dritto fino ad arrivare all'ultimo marker, o meglio dire fino a rimanere con una maglia prima del marker. Perfetto, adesso facciamo l'aumento, passo il marker e subito dopo il marker si fa l'aumento.
Poi nell'ultima maglia non devo fare altro che lavorarla semplicemente a diritto, poi giro il mio lavoro e come abbiamo fatto all'inizio del ferro precedente, nel caso in cui volete che si veda meglio, diciamo, le maglie all'inizio e alla fine, in questo caso passate la maglia senza lavorarla, ok? Poi il resto delle maglie andranno a rovescio. Senza fare nessun genere di aumento, vi ricordo che gli aumenti si fanno soltanto sul dritto del nostro lavoro. Perfetto, da ora in poi non bisogna fare altro che continuare ad aumentare come spiegato durante il tutorial fino al raggiungimento della misura necessaria. Potete inserire ad un certo punto le maglie su un filo contrastante e provare se la manica si chiude più o meno sotto al braccio, ma se no potete anche prendere la misura partendo dalla base del collo in diagonale fino al sottobraccio. Diciamo anche quello è un metodo accurato, perché io in questo caso per il cardigan bouclé vi dico sinceramente mi sono fidata di quella misura e tutto è andata bene, diciamo, senza staccare, diciamo, senza inserire le maglie sul filo di un colore contrastante, provarlo, senza, diciamo, senza tutto questo passaggio sono riuscita ad azzeccare la misura. Adesso vi faccio vedere direttamente sul manichino come prendere la misura affinché si riesca a capire bene. Allora, praticamente per prendere la misura, per come vi dicevo, dovete andare a posizionare, questa è la base del collo, ok? Per cui voi andate a posizionare il vostro metro più o meno così, vicino alla spalla, più o meno sopra, e lo andate a posizionare in diagonale, più o meno, non dico fino sotto il braccio, ma quasi, per cui nel mio caso erano più o meno 22-23 centimetri. Visto che parliamo di un cardigan, mi consiglio di avere un po' più di abbondanza, perché se no viene troppo stretto, per cui sarà sufficiente questa misura. Ok, aiutatevi da qualcuno ovviamente, perché non tutti hanno il manichino a casa, per cui fatevi aiutare da qualcuno e in base a questa misura, questi centimetri, vi faccio l'esempio di 23 centimetri, ok? Per cui man mano che andate avanti con gli aumenti, misurate la linea raglan, ok? Quando avete raggiunto i centimetri necessari, se non siete sicuri ovviamente, in questo caso bisogna inserire le maglie su un filo di un colore contrastante. In quel momento provate lo sprone per avere più sicurezza. Però, quando avete raggiunto la misura necessaria, della linea raglan, possiamo andare a separare le maniche. Io ovviamente vado a fare un altro paio di centimetri, sul campione che stiamo lavorando insieme e noi ci vediamo dopo. Ok, praticamente sono andata avanti con la lavorazione ancora per un paio di centimetri, giusto per darvi l'idea della forma che dovreste, avere. Praticamente questo è il risultato per adesso. Questa è la parte del davanti, vedete il tutto è dritto come da disegno. Ma adesso, una volta raggiunta la misura necessaria, vi ricordo che dovete andare a misurare la linea raglan, questa qui, o se no provarlo lo sprone come spiegato precedentemente. Per cui ho preparato ago e filo di un colore contrastante, perché le maglie che appartengono alla manica le dobbiamo andare a posizionare su questo filo per poter continuare la lavorazione del corpetto. Ormai in tanti video vi ho fatto vedere come procedere, ma vi faccio vedere ancora un'altra volta. Non dobbiamo fare altro che lavorare tutte le maglie come si presentano fino ad arrivare al marker, per cui lavoro a dritto. E anche se sono sul dritto del mio lavoro, quando andiamo a posizionare queste maglie che appartengono alla manica sul filo del colore contrastante, non dobbiamo più fare l'aumento in questo ferro, per cui da ora in poi niente aumenti, tiriamo via il marker e andiamo a posizionare queste maglie su questo filo. Procedo in questo modo fino a questo marker. Una volta inserite le maglie su questo filo, tiro via il marker e vado a fare un piccolo nodino. Ok, e adesso dobbiamo andare a chiudere la manica
per cui andiamo ad avviare 4 maglie. Facciamo un avvio semplice, per cui giriamo il filo intorno al pollice, 1, 2, 3 e 4. Perfetto, adesso non devo fare altro che continuare la lavorazione, che sarebbe la parte di dietro del cardigan. Vedete, il tutto sarà così, fino ad arrivare alla seconda manica. E ovviamente anche in quel caso posizioneremo le maglie che appartengono alla manica su un filo di un colore contrastante, esattamente come avete visto prima. Ed eccomi, sono arrivata alla seconda manica, prendo il filo, tiro via il marker e come prima andiamo a posizionare queste maglie su questo filo. Ok, procedo in questo modo fino al marker. Perfetto, dopo aver messo queste maglie sul filo contrastante, andiamo a chiudere la manica avviando le 4 maglie. 1, 2, 3 e 4. Dopodiché non devo fare altro che lavorare e finire il ferro lavorando tutte le maglie a diritto. Perfetto, da ora in poi non bisogna fare altro che continuare a lavorare avanti e indietro, lavorando a maglia rasata. Lavoro a maglia rasata, vi ricordo perché ho usato il filato bouclé, ma se voi utilizzate un filato diverso potete introdurre dei punti a fantasia in base al vostro gusto personale, per cui sbizzarritevi un po' come più vi piace. Poi ovviamente lavorate finché avete raggiunto la lunghezza che vi interessa, poi alla fine. Il bordino nel mio caso l'ho lavorato a maglia legaccio, cioè che ho lavorato tutti i ferri a diritto, sia sul dritto del lavoro che sul rovescio. Le maglie sono state sempre lavorate a diritto, questo per ottenere la maglia legaccio. Però penso che chi si cimenta a fare un cardigan, se siete qui a guardare questo video, vuol dire che sapete già fare la maglia legaccio, per cui non ve la faccio più vedere come farla. Adesso vado a lavorare ancora per un paio di centimetri per ottenere un po' più di diciamo di tessuto, e poi vi faccio vedere come prendere le maglie tutto intorno alla parte del davanti e come fare i ferri accorciati, diciamo come ho distribuito io nel mio cardigan i ferri accorciati. Per cui adesso vado a continuare per un paio di centimetri, ci vediamo dopo. Ed eccomi, ho finito di lavorare per un paio di centimetri il corpetto, giusto per darvi l'idea di come si presenta questo cardigan, o meglio dire la forma che avrà, e per come vi dicevo, nella base ho fatto il bordino utilizzando la maglia legaccio. Ma adesso andiamo a prendere le maglie tutto intorno per iniziare a fare ovviamente il bordino nella parte dell'apertura e dello scollo. Ovviamente questo bordino lo andate a fare largo quanto desiderate, potete lavorarlo in tal modo che le due parti si sovrappongono. Però vi parlavo prima dei ferri accorciati, quelli andranno fatti soltanto, diciamo, alla fine, negli ultimi ferri della nostra lavorazione, perché intanto si lavora avanti e indietro, normalmente a maglia legaccio, per un certo numero di centimetri, dopodiché, quando si è raggiunto, diciamo, la larghezza necessaria del vostro bordino, in quel momento possiamo andare a posizionare i marker e iniziare a lavorare con i ferri accorciati. Vi dicevo che i ferri accorciati li avevo fatti affinché io abbia più volume nella parte superiore, cioè, per essere più precisa, ho aggiunto il primo marker più o meno all'altezza della circonferenza vita, ok? Più o meno là. E da lì ho distribuito i miei marker da ambedue i lati, ovviamente, e poi ho iniziato a lavorare con i ferri accorciati, per cui la parte di sotto, la larghezza del bordino nella parte di sotto non viene intaccata. Ok, detto questo, andiamo a prendere le maglie, utilizzerò un colore diverso. Allora, praticamente in questo caso le maglie si riescono a distinguere molto bene, per cui è molto più facile, diciamo, a prendere le maglie. Però con il filato bouclé, il cardigan, per come vi accennavo anche all'inizio del video, per quanto riguarda il campione,
Diciamo che le maglie non si vedono molto bene, per cui bisogna andare un po', diciamo, a tentoni, ecco, per essere più precisa, perché praticamente dovete prestare attenzione affinché non prendete troppe maglie, ma neanche poche, per cui regolatevi che ci sia una certa distanza tra le maglie, ok? Io adesso vado un po' veloce, senza prestare troppa attenzione, ovviamente, a quello che sto facendo, perché sto facendo soltanto un campione, però più o meno le maglie si prendono in questo modo. Perfetto. Io adesso proseguo a prendere le maglie tutto intorno. Ok. Per cui prendo le maglie così tutto intorno, dopodiché giro il mio lavoro e inizio a lavorare, ma siccome lavoro a maglie a legaccio, anche se mi trovo sul rovescio del mio lavoro, lavoro le maglie sempre a dritto, ok? Perché lavoriamo a maglie a legaccio. Ovviamente questo passaggio non ve lo faccio più vedere perché penso che si è capito bene quello che bisogna fare, per cui lavorerò per un paio di centimetri a maglie a legaccio, poi vi faccio vedere come distribuire i marker e fare i ferri accorciati, perché ho fatto i ferri accorciati quelli semplici, non ho utilizzato ferri accorciati alla tedesca o chissà che altri ferri, perché o altri metodi, scusate, perché essendo che ho lavorato con il filato bouclé non si vedrà nulla praticamente, per cui non si vede, diciamo, il passaggio quando noi saltiamo le maglie o li giriamo e così via, per cui anche se uno fa volgigira o il metodo alla tedesca, per cui non si noterà nulla, per cui ho fatto quello semplice, però in qualche video penso che ve l'ho già fatto vedere, però ve lo faccio vedere di nuovo anche in questo qua. Ok, ho preparato i marker per poter iniziare la lavorazione dei ferri accorciati. Nel mio caso, per il cardigan originale, ho aggiunto 8 marker su un lato e 8 nell'altro. Ovviamente, se volete più volume, potete distribuire più marker, come vi farò vedere subito dopo, perché più marker aggiungete, ovviamente più ferri di andata e ritorno avrete. Se io aggiungo 8 marker, vuol dire che io avrò 16 ferri andata e ritorno, per cui regolatevi anche in base a questo. Detto questo, per capire dove andremo a posizionare il primo marker, perché è quello, diciamo, il più importante, vi consiglio di provare il cardigan, lo mettete addosso e vedete dove arriva la circonferenza, la linea della circonferenza vita, e praticamente lì aggiungete il primo marker. Facciamo finta che è qui. Fatto questo, andate a contare il numero di maglie che avete dalla base fino al marker. Una volta saputo questo numero, andiamo a posizionare anche nel lato opposto il primo marker, perché il tutto deve essere bilanciato correttamente, ok? Per cui 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Nel mio caso, ovviamente, per questo piccolo esempio sono 18 maglie, per cui adesso vado a contare dalla base anche di questo lato 18 maglie, aggiungo il primo marker anche qui. Ok, dopo aver aggiunto il primo marker da ambedue i lati, adesso prendiamo gli altri. Per come vi dicevo, io avevo un totale di 8 marker da ambedue i lati, ma voi potete avere di più o di meno. Per cui non devo fare altro che contare da questo marker e saltare due maglie praticamente. Subito dopo aggiungo l'altro marker. Io per questa dimostrazione ne aggiungo 3 di un lato, 3 nell'altro. Ok, salto due maglie e aggiungo il marker. Ok, per cui salto altre due maglie e così via fino a finire tutti i marker, sempre dopo due maglie. Vado anche di questo lato, salto due maglie, aggiungo il marker, salto altre due e aggiungo l'altro marker. Perfetto, adesso non devo fare altro, sono all'inizio del giro ovviamente, per poter fare i ferri accorciati. Per chi non lo sa, inizio normalmente il giro, il ferro, ok? Lo lavoro a dritto perché lavoro a maglia legaccio e lavoro, 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 lavoro fino ad arrivare a questo marker, il primo che ho messo, e mi fermo qui, cioè mi fermo qui praticamente prima del marker. Io adesso inizio ovviamente. Questo lato non andrà più lavorato per poter fare i ferri accorciati, per cui quando arrivo qui giro il mio lavoro e ritorno indietro fino al primo marker che ho posizionato di questo lato. Ok, iniziamo a lavorare questo ferro come al solito, per cui quando arriviamo ai marker li dobbiamo semplicemente passare. Per cui quando arrivo al marker lo passo e lavoro normalmente.
Perfetto, adesso vado avanti così fino ad arrivare all'ultimo marker che è qui, ok? Devo arrivare a questa maglia qui, che andrà ovviamente anche questa lavorata, per cui questa sarà l'ultima maglia di questo ferro che io vado a lavorare. Poi questo marker lo possiamo anche andare a tirare via. Però intanto io lavoro e ci vediamo quando arrivo in quel punto là. Ed eccomi, sono arrivata nel lato opposto e volevo farvi vedere quello che succede. Passiamo. Dobbiamo arrivare, per come vi dicevo, all'ultimo marker, per cui passo il marker così e qua è l'ultimo marker. E adesso lavoro la maglia che si trova prima del marker. Il marker lo possiamo tirare via perché adesso dobbiamo svoltare il nostro lavoro, per cui ci fermiamo in questo punto. Queste altre maglie non andranno lavorate, per cui giriamo il nostro lavoro. Siccome lavoriamo a maglia a legaccio, continueremo a lavorare sempre a dritto. Porto il filo sul la parte di dietro normalmente, ma siccome il filo adesso si trova nella parte sinistra, per come vi dicevo, sto facendo un metodo semplice per quanto riguarda i ferri accorciati, non devo fare altro che rimettere la maglia dove c'è il filo sul ferro destro, in questo modo. Poi, fatto questo, continuo semplicemente a lavorare a dritto fino ad arrivare nel lato opposto dove si trova, fino ad arrivare all'ultimo marker, ok? Per cui lavoro a dritto come ho fatto anche prima, ok? Fino ad arrivare a questo marker qui. Questa sarà l'ultima maglia che vado a lavorare e poi di nuovo torniamo indietro con la lavorazione. Io intanto vado avanti e ci vediamo in questo punto. Ed eccomi, sono arrivata all'ultimo marker e lavoro la maglia che si trova davanti al marker a dritto, tiro via il marker e adesso possiamo svoltare il nostro, girare il nostro lavoro esattamente come abbiamo fatto anche prima. La maglia, diciamo, il filo si trova nella parte sinistra, per cui questa maglia, la prima maglia, la andiamo a passare sul ferro destro senza lavorarla, in questo modo. Dopodiché non dobbiamo fare altro che continuare a lavorare fino ad arrivare all'ultimo marker che si trova nel lato opposto, perché praticamente ci sarà sempre un ultimo marker praticamente. Ok, per cui lavoro a dritto in questo modo fino ad arrivare qui in questo punto dove si trova l'ultimo marker. Ed eccomi, sono arrivata di nuovo all'ultimo marker, lavoro la maglia che si trova prima, posso tirar via questo marker, giro il mio lavoro e ritorno a lavorare normalmente a dritto, per cui passo la prima maglia senza lavorarla dove si trova il filo sul ferro destro, dopodiché non devo fare altro che continuare la lavorazione avanti e indietro fino ad arrivare all'ultimo marker che si trova nel lato opposto e si continua a lavorare avanti e indietro così fino a finire praticamente tutti i marker che avete posizionato precedentemente. Io ovviamente mi fermo qui, vado a finire comunque questi marker, li vado a tirar via. E vi faccio vedere cosa succede dopo aver finito di lavorare l'ultimo marker. Ok, praticamente questo è stato l'ultimo marker di questo lato e questo praticamente l'ho tirato via, per cui adesso mi manca soltanto uno che sarebbe di questo lato. Non devo fare altro che sempre girare il mio lavoro come al solito, visto che ho appena tirato via il marker di questo lato. Ritorno indietro con la lavorazione fino ad arrivare a quest'ultimo marker di questo lato. Per cui quando lavorerò l'ultima maglia, che sarebbe questa prima del marker, anche se tiriamo via il marker, non significa che noi continuiamo la lavorazione fino alla fine, no? Stavolta dobbiamo sempre tornare indietro con la lavorazione, sempre come abbiamo fatto fino adesso. Per cui per quello volevo farvi vedere questo passaggio importante, che non finite il ferro anche se quello è l'ultimo marker, per cui uno può pensare che bisogna andare fino alla fine, però non è così, dobbiamo tornare indietro anche se quello è l'ultimo marker. Mi dispiace che mi ripeto così tanto, però è necessario affinché si riesca a capire bene, per cui io lavoro a dritto fino ad arrivare a quell'ultimo marker.
Ci vediamo dopo. Ed eccomi, sono arrivata all'ultimo marker per cui ho lavorato la maglia che si trova prima del marker. Adesso lo possiamo tirare via, per come vi dicevo, non dobbiamo finire questo farro. Giriamo il nostro lavoro come abbiamo fatto fino adesso. Passiamo la maglia senza lavorarla, la prima. Dopodiché non dobbiamo fare altro che continuare a lavorare a dritto tutto il farro, stavolta visto che non ci sono più marker, per cui lo lavorate interamente. Fatto questo, ne dovete fare un altro farro completo, sempre a dritto, visto che lavoriamo a maglia a legaccio, lo dovete praticamente finire. Dopo questo potete anche chiudere le maglie. Detto questo, non ci rimane altro da fare che le maniche. Per le maniche ovviamente non vi faccio più vedere questo passaggio perché ve l'ho fatto vedere in diversi video, per cui se siete interessati a vedere come fare le maniche, scrivetemelo nei commenti perché vi lascio i link del video in questione. Però voglio solo precisare che, visto che per questo filato con cui ho lavorato il mio cardigan, ho fatto meno diminuzioni che di solito. Ho diminuito praticamente ogni undicesimo ferro per 2 volte, poi ogni 21esimo ferro sempre per 2 volte e di nuovo verso la fine della manica ogni 11° ferro sempre per 2 volte. Però ovviamente qua, come vi dico sempre, provate la manica e l'andate a fare man mano che andate avanti con la lavorazione, decidete se volete la manica più stretta o meno stretta, se fare più diminuzioni o meno. Poi anche la base della manica l'ho rifinita sempre con il bordino a maglia, con la maglia a legaccio. Detto questo, adesso vi spiego, facciamo due chiacchiere per quanto riguarda il cordino, o meglio dire la cintura che avete visto all'inizio di questo video. Allora, praticamente per questo cinturino ho avviato circa 20 maglie, se non ricordo male, ho lavorato a maglia a legaccio per la lunghezza desiderata. Sinceramente non sono neanche andata a misurare, diciamo, quanto è lungo, l'ho semplicemente provato su me stessa. Poi, per creare queste punte, non bisogna fare altro. Vi faccio l'esempio qui: una volta finito e chiuse le maglie, voi avete una striscia lunga, praticamente lo andate a piegare così, in questo modo, dritto con dritto sarebbe, anche se qua è a maglia a legaccio, per cui non c'è un dritto, è un rovescio, lo andate a cucire. Semplicemente una cucitura normale. Poi, una volta cucito, voi quando andate a svoltarlo, si creerà questo triangolino più o meno così. Ma per farlo fissarlo ancora meglio, questo cappuccio che si è formato lo andate a cucire con un punto, con un filato, con un filo, sarebbe buono di cotone sottile, quello che si usa per cucire normalmente, che così almeno non c'è troppo spessore qui, ok? Per cui lo andate a cucire piano piano, provate a centrare la cucitura e questo è quanto. Per cui ho ripetuto lo stesso anche nel lato opposto, e questo è stato il risultato. E noi praticamente per oggi abbiamo terminato. Spero tanto che questo video tutorial vi sia stato utile. Se avete delle domande potete farle pure nella sezione commenti e io vi do appuntamento come al solito al prossimo video tutorial. Ciao ciao!